Allora, io farei risentire, se ci sono, e mi sembra che ci siano, le frasi pronunciate l'altro giorno in diretta a Roma da Mario Adinolfi, che è, come sapete, il leader del Popolo della Famiglia, sui professori transessuali, su professori transessuali e gay a scuola. Lui non li vuole, pensa che sia sbagliato che ci sia un professore, un insegnante omosessuale o transessuale. Ha usato frasi da denuncia. Da denuncia, sì, sì. Omosessuale o transessuale a scuola. Regia, vai con Adinolfi. Il transessuale quindi può insegnare, secondo te? Che c'è stato meglio un caso di una... Io non vorrei avere un maestro transessuale. Si è superato gli esami di Stato, scusa, perché no? Io preferirei di no. Se la domanda è rivolta al genitore Mario Adinolfi, la mia risposta è: preferirei di no. Perché la sensibilità di un transessuale rispetto a alcune questioni molto delicate che riguardano i minori potrebbe essere un omosessuale, in qualche modo sbagliato. Un insegnante devi insegnare, stop, fa un esame, se lo supera basta. Ma la sua sensibilità pesa e vale come elemento formativo, e io preferirei avere dei docenti dei miei figli che non siano guidati, che siano etero. Un docente gay, dichiaratamente gay, non può insegnare, secondo te? Non ho detto non può insegnare, no. Preferirei che non insegnasse. Ma che vuol dire? Ma è una follia! Ma è una cosa senza senso. Non è una discriminazione, è una discriminazione se io ho il potere di non farlo insegnare. Infatti tu, se avessi il potere... Allora, io credo che... non so quanto sia popolare questa cosa, e Adinolfi l'altro giorno ci ha detto che è molto popolare tra le persone che sicuramente la approvano, immagino, credo, ci sia anche il mitologico Maurizio Ruggero del Sacro Romano Impero. Buonasera Ruggero, buonasera. Buonasera, ben trovati dal mito. Ci mancava. Eccoci qua. Allora, ci mancava un altro spostato, ci mancava. Ma non è uno spostato. Sì, ma c'è sempre Parenzo, ci pensa lui, non c'è, fare la vice di spostati ci messa Parenzo. Ma io credo che Ruggero non sia uno spostato, credo che sia uno che si batte per le sue idee, idee. Scusami. Un po' bizzarro. Adesso, tu sai che io qualche volta l'imbrocchi anche ma te. Ma non è che si batte per le sue idee, non è tutto valido. Coraggio Parenzo. Mettiamo in ordine tre fatti. Un signore di oltre 50 anni, credo che era per 56-57, che non ha mai una volta frequentato nessun tipo di azienda. Tipo. Io frequento l'azienda. Allora, quelli che sono a paga pubblica e non frequentano l'azienda sono già degli anormali. Non hai capito. Vabbè, abbiamo già impostato male la cosa, lasciamo perdere. Vabbè, senti i soliti malvissuti. Continuate, seguitate nella vostra vita di peccati a fare danni. Uno che non ha mai frequentato in visita tua nessun tipo di azienda. Ma hai visto, Parenzo, che il tuo ministro, delle finanze giudaico ha detto cose che ti dovrebbero fare inorridire? Ti sei reso conto di questo? Ti sei reso conto che non tutti gli ebrei sono proprio cattivi? Questo chi è il ministro delle finanze giudaico? Non è giudaico, ma israeliano, semmai, brutto imbecille. Tanto non è giudaico, ma è israeliano, semmai, stupido. Vabbè, ma pure giudio, però, quello lì. Non è che sei stato israeliano. Prima cosa di essere israeliano, la kippa in testa. Ti sei accorto che la kippa in testa? No. Ma certo, che male allora, c'è? Sta parlando. Che allora, di che religione può essere? Cattolico, apostolico, romano, buddista? Assolutamente no. Lui sta parlando ministro israeliano. Allora, tu hai un ministro giudio di Israele, che è uno stato che non ci dovrebbe stare. Questo è vero. Non dovrebbe esistere uno stato di Israele. Ma perché non dovrebbe esistere? Sei pazzo, sei? No, non sei dovrebbe esistere. Dovrebbe formare una pazzia questo. I crociati cristiani come era un tempo. Perché qui siamo oltre la questione palestinese, cioè, secondo lui non ci vuole nemmeno, non è manco terra dei palestinesi, è terra dei crociati cristiani. È terra santa, voglio dire, ma è successo migliaia di anni fa, porca la gran puttana. La vecchia Europa a suo tempo, cioè, quando non c'era gente come voi, no? Che è la putredine dell'umanità, no? Cosa faceva la vecchia Europa? La vecchia Europa giustamente riconquistava queste terre, sia per tutelare i pellegrini cristiani uccisi dai maomettani, sia perché ovviamente quella è terra santa ed è giusto che sia in mani cristiane. Ma chi ci dovrebbe essere là? Scusi Ruggero, secondo lei là in quella terra là che oggi è contesa tra israeliani ci dovrebbe essere gli europei cristiani, tanto semplice, che siano francesi, che siano italiani. Mettiamo un'altra
sempre stato. Lì, ma mi sembra. Allora, vi dico, vi do una notizia, se non lo sapete. Dimmi. Allora, no, non dai mai notizie, ci sono fino a Voitilaccio, come lo chiamava Benigni, il falso santo dei conciliari, Giovanni Paolo II. Vabbè, adesso non facciamo la storia. Fino a quello, non c'era stato nessun riconoscimento del cosiddetto Stato di Israele da parte ma infatti del dopo, Vaticano. Dopo è successo. Ma è una roba pazzesca. Perché non si può riconoscere uno Stato in cui alcune correnti addirittura sostengono che il popolo ebraico stesso è il Messia. Vabbè. È una follia una cosa del genere. Vabbè, ok, ho capito. Però no, sei voglio... una follia tu con le tue stronzate tradizionaliste che non ti segue nessuno. Uno che ha più di 60 anni non ha mai... Uno che ha 60 anni non ha mai trombato. Ma che argomentazione è questa? Allora, tu per rispondere idiota alle cose che ho detto io, a cui non sai rispondere, dici ma tu sei non vai a femmine, sei cioè un non fai peccati mortali come li fai tu. Ma no, ma sei un perverso maniaco, che sei tu un non perverso, sei perverso maniaco. Perché tu hai tu una vita anche sentimentale abbastanza regolare. Posso rivelare una cosa? Tu? No, no, ma che ne sai tu? Ne faccio una io sono parente. Ma che ne sai tu? Qual è? Allora, te la dico io. A te Lombardia, in una delle tante trasmissioni che facemmo con questo sventurato soggetto, no? A un certo momento, finita la trasmissione in cui si parlava come al solito di sodomia, perché voi corrotti filoamericani, filonato, lecca usa come siete, se non parlate di sodomia non siete contenti. A un certo momento, io gli chiesi a telecamere spente, ma tu metteresti tuo figlio nelle mani di un maestro omosessuale? Risposta di Parenzo, sentite telespettatori, ma non sono mica matto. Beh, no. Allora, questo è il doppio Parenzo, il Parenzo che sa che abbiamo ragione e ci dà ragione in privato, in pubblico fa il bucone. Mai detta una stupidaggine simile. Amici miei! E io ti querelo per diffamazione, ma perché quereli, tu ti facevi, tu ti facevi toccare il culo da Maurizio Paradiso nelle mie trasmissioni, ma che non sei altro. Tu ti facevi toccare il culo da Maurizio Paradiso nelle mie trasmissioni, quando Maurizio Paradiso ti toccava il culo. Ma no, c'ho il video. C'ho il video di Maurizio Paradiso. E non ti va che io riveli retroscena. Ma io non ho mai detto una bestialità simile. Mai detta una bestialità simile. Mentre è vero che tu ti facevi toccare il culo da Maurizio Paradiso e chiama Maurizio che te lo conferma. Ce ne sono molti altri filosodomiti che in privato gli dicono hai ragione. Addirittura un segretario del PD, non del PD nazionale, ma del PD, che ha telecamere spente, a Telenuovo ti dico, mi dice guarda che a me fanno più schifo che a te. Beh, andate questa a vedere buona, fuori onda, questa è buona, sono, questa è buona. E li vedete, ma dunque tu sei, contrario, scusami Ruggero, tu sei contrario al fatto che ci siano professori o maestri omosessuali, mi sembra gay o ma trans. Ma mi pare abbastanza logico, cioè se il bambino, allora, a parte io sono contro la scuola diffamatore, pubblica, cerchiamo diffamatore, di capirsi diffamatore, questo. Però, diffamatore. Però al momento in cui il bambino perverso va a scuola potrà avere un modello di riferimento e chi li ma mettiamo? Modello? Luxuria modello come modello di riferimento, ma siete fuori con le carte o no? Il modello è il programma di studio. Ma ricordo quello che, mi hai detto a Milano, non sono no, mica mai matto, detto non nulla di tutto questo. Come no, lascia fare, lascia mai fare. Detto nulla di tutto questo. Io ti ho smascherato davanti a tutto il ma popolo. Ma quale smascherato? Che se chiamiamo Maurizio, se chiamiamo Maurizio Paradiso, l'unica che verità Paradiso? È quando ti ricordi quando facesti, ti ricordi quando facesti il confronto da me a Tele Lombardia 20 anni fa, tu e Maurizio Paradiso, ti ricordi? Frutta che tu gli avevi messo in mano e non c'è stato altro, ti dirò della frutta addosso, ti dirò una sedia in testa, ti dirò che fare. Ti tirò una sedia in testa e della pubblicità ti veniva no, a toccare il culo. Sedia, ti piaceva pure. Maiale che non sei altro. I filmati te lo no, vai a vedere il video. Cioè, ero come dire il bersaglio, voi che non mi ricordi. Ha tirato della frutta che te hai messo però, lì. Scusa. Ma non solo. Vuoi che ti dica cosa è successo quella volta? Che tu successo? Te l'hai dimenticato, ma te lo dico io cosa è successo quella altre volta. Altre rivelazioni, forse, dai, andiamo. Altra rivelazione. Però non mi ricordo bene il cognome. Lui, tu te lo ricordi senz'altro come si chiama. C'era lì un esponente dei socialisti che faceva il progressista alla Matriciana o alla risorsa Zafferana. Che dopo aver fatto tutta la trasmissione insultando Ruggero, dicendo Ruggero è un uomo del Medioevo, che è un onore naturalmente, Ruggero è un reazionario, che è un onore naturalmente, e avanti così, finisce la trasmissione dopo che Maurizio Paradiso si era contratta per terra facendo delle esibizioni folli, e io gli dico: ma questo non è normale. Risposta del progressista, risposta quella vera, non quella per gli scemi degli spettatori, allora... gli scemi dei radioascoltatori allora... che se le bevono. Ma cosa vuoi che sia normale questo qua? Testuale,
che si è sforbiciato i puntini puntini, i coglioni, e si fa di droga tutti i giorni, va bene? Allora imparate, cioè, quello che è il vero pensiero dei progressisti della matriciana, che poi ci danno ragione perché sanno che abbiamo ragione, cioè, non credo, andiamo al punto, perché consideri i trans delle persone, come dire, contro natura? Perché consideri i trans delle persone che non possono esprimere la loro opinione, eccetera eccetera? Perché secondo natura che uno si fa i viaggetti da un senso all'altro, magari se ne inventa 72 e se li percorre tutti, strozzate. Sono persone come te, sono persone come te, sono persone come te, persone come te. Ma certo che siano delle persone che devono rendere conto a Dio, non c'è il minimo dubbio. Ma quale? Però bisogna anche criticare. Ma perché il sesso, ma perché il sesso anale non ti piace? Non riesco a capire. A parte che secondo me in privato ti piace. Allora, io lo faccio, ma quello normale, figuriamoci quello anale. Comunque, diciamo, il problema è... ha confessato, attenzioni, prima volta che ha confessato apertamente, perché non lo dice. Io non faccio nemmeno quello normale. Lo hai detto allora, tu? Se non ho, beh certo, come devo chiamarlo? Cioè, quello secondo natura, come devo dire? Non lo so io. Ma no. Figuriamoci ma quello se tutto, natura. Ma scusa, ma se tutto il mondo, se vai tu nei siti porno, nei siti Perché dovrei andarci? No, vai, se tu ci vai, una delle categorie più frequentate è quella dell'anal. Che, ecco. Esatto. Mandateci quelli vostri amici dell'anal, che devo fare io? Non ho capito perché per te non si può sentire questa cosa qua, è una cosa... Intanto è l'organo preposto all'accoppiamento, ecco, uso un linguaggio più nobile rispetto al linguaggio da trivio che usate voi. In secondo luogo, questa gente che si sporca con le feci umane, oltre che sporcarsi e insozzarsi di peccati, ma che te ne frega a te? Ma che te ne frega a te se uno fa una cosa del genere? Che te ne importa? Perché tu rifiuti la parola omofobo? Perché rifiuti la parola omofobo tu? Perché la parola omofobo è inventata dai sodomiti. Omofobo vuol dire che uno ha paura dell'uguale, che non significa niente. Invece qua non c'è per nessuna paura, c'è una giusta detestazione di quello che è il peccato contro natura. Quindi bollare con l'ignominia una cosa che è contro natura. Punto, tanto guarda che l'unica cosa è ignobile. L'unica cosa ignobile è un rincoglionito di come al solito. Sei tu di 60 anni che vivi ancora a casa, con la mamma, non hai mai fatto un cazzo in vita tua. Poverina, è anche invalidata. Cosa faccio? Non ti sei mai fatto una famiglia. Ti sei inventato, sei un poveretto che ti sei inventato un'associazione di mentecatti, ti sei inventato sporcarsi di feci oltre che di peccato, una meraviglia, io dico questo qua si è inventato un'associazione di mentecatti che fa vestire come gli indipendentisti veneti, come erano la Repubblica della Serenissima Repubblica di Venezia. Perché ti preoccupa tanto l'aspetto reazionario? Ma io ti capisco perché ti preoccupa tanto, perché giustamente nel giorno in cui gli stati tradizionali ritorneranno, ma non torneranno mai, c'è spazio, mi spiace, capisci? Vai a scontare i tuoi peccati in qualche reclusorio. Ciao Ruggero, a presto, arrivederci, statemi bene, convertitevi, ma ciao. Vaffanculo. Ma vaffanculo. Ci sono lavori che richiedono forza,